scatta l'allarme antincendio e la scuola viene evacuata. Attimi di paura questa mattina all'Istituto Superiore Adriano Olivetti nel centro storico di Fano, dove poco prima delle 10 è iniziato ad uscire del fumo da questo bagno. Il primo ad intervenire senza pensarci due volte è stato il segretario della scuola. Nel frattempo circa 750 studenti, insegnanti e personale ATA sono stati fatti uscire nel cortile dell'edificio, poi l'arrivo tempestivo dei pompieri tra gli applausi dei ragazzi. Sul posto anche i carabinieri di Fano che indagano sull'accaduto. Mentre i vigili del fuoco operavano al secondo piano, gli alunni sono stati accompagnati in via Nolfi nei giardini Leopardi. Che cosa è successo questa mattina? Come vi siete accorti? E questa mattina durante la lezione abbiamo sentito tutto di un tratto un allarme e abbiamo subito avvertito questo suono e abbiamo subito provveduto per evacuare dalla classe, che tutto si è svolto in tranquillità, tutto nelle norme. Siamo scesi giù, ci hanno divisi in gruppi per mantenere un po' le distanze e poi ci hanno fatto uscire perché il cortile era troppo piccolo per mantenere sia gli alunni che i pompieri che dovevano intervenire sull'incendio, diciamo. Siete usciti dal retro o da davanti? Siamo usciti dal retro della scuola, tutto in tranquillità, sempre in ordine, mantenendo le norme Covid, diciamo. Non è stato nulla di troppo grave, ancora i pompieri stanno svolgendo il loro lavoro e speriamo facciano presto e almeno possiamo rientrare in classe. E infatti dopo circa un'ora sono rientrati. A raccontarci nel dettaglio che cosa è successo è la dirigente scolastica del Polo 3, Eleonora Augello, che è stata avvertita nell'immediato mentre era nell'altro plesso in via Caduti del Mare. Ho scoperto oggi che tecnicamente si dice c'è stato un episodio di abbruciamento, perché non è stato tecnicamente un incendio, ma io l'avrei definito volgarmente incendio. Perché un rotolo, un portarotolo che conteneva un rotolo di carta igienica è stato incendiato e ovviamente a riguardo ci saranno adesso delle indagini, perché io non so bene come funzionino queste cose, ma immagino che ci sia un'indagine, perché bisogna scoprire. In questo momento non si capisce esattamente quale sia stata la dinamica né chi possa essere stato, però io oggi stesso ho convocato una riunione straordinaria di tutti gli insegnanti che avevano l'ora, prestavano il loro servizio nelle classi, per individuare un numero di alunni che in quell'arco di tempo hanno chiesto di uscire dalla classe. Dunque, per agevolare le indagini delle forze dell'ordine, la scuola cercherà di stringere il campo d'azione e capire se si tratti di un fatto doloso o colposo, e diversi possono essere i capi d'accusa per il o i responsabili, che rischiano di essere denunciati, di dover risarcire l'istituto per i danni provocati e di subire le sanzioni disciplinari interne. La preside poi ha precisato che durante l'evacuazione, obbligatoria in questi casi, è andato tutto per il meglio. Ha funzionato perfettamente l'allarme antincendio, perché la nostra scuola è stata messa a norma durante i vari lavori straordinari che la provincia ha fatto, quindi è una cosa molto complessa, perché nel momento in cui scatta l'allarme le porte REI, che sono quelle tagliafuoco, si chiudono automaticamente, quindi tutte queste cose hanno funzionato, così come ha funzionato il piano di evacuazione. Quindi questo è l'unico dato positivo, diciamo, anziché verificarlo attraverso un'esercitazione l'abbiamo verificato attraverso un caso pratico, che avremmo preferito evitare chiaramente, ma almeno da questo punto di vista capiamo che funziona tutto il sistema, il meccanismo.